vi ha risvegliato. È sbocciata. Sì, ci tenevamo tanto a fare una bella prestazione, ce lo siamo meritate, perché era una partita comunque difficile, l'avevamo preparata intensamente, però ha funzionato tutto. Montecchio comunque è la prima, per cui insomma oggi abbiamo visto due prime, che è successo? Due prime squadre abbiamo visto oggi. È vero, a parte nel terzo e nel quarto set che abbiamo un po' subito, probabilmente la tensione dei primi due set è scesa tutta ad un botto e abbiamo un po' accusato quello, però siamo state bravissime e lucide a riprendere tutto in mano e chiuderla al quinto per noi. Senti, io sembra tipo stare ai mondiali oggi, vai, vieni qua. Ciao. Ciao. Senti, è la primavera, è sbocciata, che è successo? Siamo grandi, cioè, siamo fortissime, non molliamo mai, neanche quando siamo nelle situazioni più difficili. Ma sai, comunque vincere contro la prima in classifica, che anche ben prima, mica facile. Infatti nessuno, forse solo il Bassano era riuscito a metterle in difficoltà, ma noi ce l'abbiamo messa tutta e non abbiamo mai smesso di crederci. Senti, battere la prima in classifica anche ben consolidata, una squadra, una Pavutile mai vista così come quest'anno. Beh, diciamo che sono contento perché le ragazze, noi sappiamo quello che fanno in palestra, noi sappiamo quanto ci stanno mettendo nelle difficoltà di una stagione come questa qua, e quindi so che le ragazze hanno le potenzialità per togliersi delle soddisfazioni. Magari non con continuità, però so che ogni settimana riusciamo ad metterci tutto quello che abbiamo. Anche le settimane scorse, perché col Talma Sons, che ha giocato una gran partita in casa nostra, appena hanno calato un attimo, noi eravamo lì pronti a recuperare. Quindi sono proprio contento per loro. Senti, finalmente si vede, cioè abbiamo detto più di un'occasione, se si vedesse quello che facciamo un'altra settimana, finalmente si è visto. Eh sì, non è sempre così semplice, perché comunque abbiamo sempre equilibri abbastanza instabili. Sull'impegno più che altro non si può dire niente, nel senso che ci mettono un impegno clamoroso, da agosto ci stanno mettendo, nonostante difficoltà, nonostante i punti che non vengono, nonostante insomma l'organico un po' ridotto, un po' all'osso su certi ruoli, però sono veramente encomiabili queste ragazze qua, quindi non mi sorprende, queste prestazioni qua non mi sorprendono, nel senso che se lo meritano. Grazie. Allora, una Montecchio che ha preso un po' sotto gamba Udine, o Udine che improvvisamente si è svegliato? Perché non abbiamo mai visto una partita così bella come quella di Udine, con insomma due prime squadre sembravano oggi che si fossero affrontate. Ma io temevo molto questa partita perché sapevo che comunque Udine ha un potenziale che è ben superiore alla classifica che ha. Direi che oggi sono stati estremamente aggressivi in battuta, con un coefficiente di rischio altissimo che ha sempre pagato. Noi sapevamo di avere qualche cerotto, perché abbiamo una rosa che abbiamo almeno tre atlete che comunque sono in grosse difficoltà con problemi fisici. Abbiamo provato a girare le formazioni, siamo tornati a giocare con una formazione che era da praticamente tre mesi che non utilizzavamo. Ma è chiaro che in questo finale di campionato contano molto i nervi, conta la lucidità. Udine ha vinto meritatamente, ha giocato una bella partita. E per come è andata io sono comunque soddisfatto di aver fatto un punto, perché dopo il secondo set pensavo che fossimo usciti completamente. E Udine ha il potenziale per salvarsi con tranquillità, e quindi ci sta, nel senso che ogni partita da qui alla fine sono come dei play-off. Non conta la classifica, contano i nervi, conta la condizione fisica, conta anche la calma che si riesce ad avere in calma. Noi per esempio dal metà del tie break abbiamo perso completamente la testa, ma capita insomma. Tante cose, è sembrato di vedere una partita tra tante amiche, anche questo è stato molto bello da vedere, proprio in campo c'era un bellissimo clima. Ma c'era un bel clima di sportività, nel senso che c'era rispetto reciproco, perché comunque noi sappiamo che loro hanno un buon roster, quindi buone atlete in campo, c'è stata correttezza con gli arbitri, praticamente non ci sono mai stati problemi, qualche palla dubbia, ma ci sta in 5 set di gioco. Ci sono state molte azioni lunghe con tante difese, penso che il pubblico si sia divertito. Noi sappiamo che in questo momento non siamo splendidi, dobbiamo imparare a gestire un po' l'emergenza, è quello che ho già detto alle mie atlete e ripeterò in settimana.
perché adesso si tratta di centellinare le energie che stanno venendo meno perché la stagione è lunghissima. Noi non eravamo oggettivamente attrezzati per trovarci in testa alla classifica adesso. La rosa è un po' corta, però quello che abbiamo lo tireremo fuori.